Buonasera a Team dei Giochini e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto ieri dalle foto che ho pubblicato su WhatsApp, Instagram, Facebook, ho fatto la comparsa in un film che andrà in onda verso luglio su Canale 5, però per ora non vi posso dire nient'altro, ma appena il film uscirà vi aggiornerò. Oggi, guardando gli stati di diversi amici miei, ho notato in uno di un certo Sasi che saluto il fenomeno delle scope che rimangono in piedi da sole. È un fenomeno che succede una volta ogni 3500 anni, quindi la prossima volta sarà tra 3500 anni. Non perdiamo niente in chiacchiere e andiamo subito a vedere. Ed ecco ragazzi ciò di cui vi parlavo. Come potete ben vedere ci sono due scope. Non c'è nessuno che ne stia tenendo manco una. Vi faccio vedere che passo in mezzo. Ovviamente se ci fosse stato qualcuno a tenerle l'avrei preso in pieno. Ma guardate che meraviglia, ragazzi, è un fenomeno assurdo. Due scope che stanno in piedi da sole. E adesso, come per magia, sorreggetevi, scope! Vedete che meraviglia. Ecco, questo era un video diverso dagli altri, un po' più particolare, perché devo essere sincero, quando l'ho visto per la prima volta, io ho detto, vabbè dai, sarà una cretinata, delle scope che stanno in piedi da sole, ma che stiamo dicendo, vero? Siamo nel mondo dei balocchi, nel mondo dei sogni. Ho detto, vabbè dai, proviamoci tanto, dico alla fine non posso perdere 30 secondi per fare una prova del genere, quindi vediamo che succede. Che metto la scopa, ragazzi, e rimane in piedi. Sarà stato un caso, dai! Proviamo con un'altra scopa. Eppure quella mi sta in piedi. Niente. Ragazzi, devo essere sincero, ci sono rimasto. Perché una cosa del genere è difficile che capiti. Ma perché capita questa cosa? Per il semplice fatto che c'è stato uno spostamento, un'inclinazione particolare dell'asse terrestre. E per mezzo di questo inclinamento le scope rimangono in piedi da sole. Sembra quasi quasi il film La Bella e la Bestia, quando le scope si mettono a ballare da sole, gli armadi si animano da soli. Lo so, è magari una cretinata, però io vi consiglierei di provarci, tanto dico che cosa ci costa. Perché poi una volta finita la giornata, tutte le scope torneranno a... Questo era un video così, diciamo noi, divertente, particolare. Così, va bene? Un saluto dal Giachino e alla prossima. Ciao!